invece che è, che è stata la forza della nostra civiltà. Ebbene, questo spirito che nega la libertà di intrapresa può più che razzismo, a mio parere, definirsi come giacobinismo, cioè come quel movimento di cui è stato esponente eminente Robespierre, anche profondo a suo modo e rivelativo, secondo cui l'individuo come tale non ha libertà, non ha diritto di volere, perché quella che vuole rettamente è una fantomatica libertà, volontà generale, di cui l'individuo può soltanto farsi interprete. Nella misura in cui sappia farsi interprete, e non si sa bene da che cosa poi questo sia attestato, in questa misura l'individuo è libero e ha diritto di esserlo. Ma come tale, se pretende di ragionare e di pensare e di operare con la sua testa, allora questa testa deve essere tagliata come simbolo di una volontà individuale che non deve ergersi contro questo astratto universale. Ora, per quanto il giacobinismo nella storia sia stata una parentesi brevissima, in realtà ha rivelato una tendenza che si prolunga poi, che già aveva altre origini, origini in parte teologiche, vero? In parte forse anche perfino precedenti, ma che poi si prolunga nelle tendenze degli stati totalitari, dove l'individuo è libero di intraprendere nella misura in cui interpreta o pretende di interpretare questa fantomatica volontà generale. E non posso fare una fenomenologia di tutti gli aspetti di questa tendenza storica che periodicamente ricompare nel nostro mondo e contro cui credo non si possa non prendere posizione, soprattutto con la coscienza e anche affermando coi fatti, col coraggio, la propria libertà. Osservo soltanto che questa tendenza giudica a priori l'uomo, qualsiasi uomo in quanto individuo, incapace di impegnarsi, incapace di intendere e di volere, e quindi atto soltanto a divenire l'interprete ispirato o addirittura la marionetta di una entità sovrumana e astratta che non si sa bene che cosa sia, e che poi in realtà, in concreto, dà luogo a tutti gli abusi di chi se ne presenta come il profeta. E vorrei domandarmi se questo non sia veramente il rovescio di quello che è il tema principale di questa istituzione, cioè il secondo Rinascimento. Perché il primo già Rinascimento presuppone storicamente una rinascita del diritto romano, che era precisamente la libertà, la protezione della libertà contrattuale e quindi della libertà di intraprendere. La presunzione che gli individui fossero capaci di intendere, di volere e quindi di impegnarsi e di decidere. Senza questa secolare storia della rinascita del diritto romano, probabilmente neppure il primo Rinascimento ci sarebbe stato. Ebbene, oggi c'è una situazione opposta. C'è una situazione in cui il diritto, anziché dare la forma, dare le regole del gioco e naturalmente fare rispettare le regole che permettono di giocare, no? Impone non la forma ma il contenuto del nostro volere, tende in nome della volontà generale attraverso una legge che in realtà è un'imposizione del più forte nello Stato, tende a dirci che cosa dobbiamo volere, che cosa dobbiamo fare, che cosa dobbiamo preferire, quali devono essere i nostri godimenti, le nostre preferenze e quali non debbono essere. Cioè sostituisce quella difesa della libertà di ciascuno, difesa necessaria a renderla compatibile con la libertà di tutti gli altri, con una imposizione di contenuti e con una repressione di chiunque voglia presentare una proposta
come sua, come accettabile o rifiutabile, ma comunque sempre da uomini liberi e non come l'imposizione di una pretesa volontà generale. Ecco perché penso che effettivamente la libertà di intrapresa, che significa anche libertà di dissentire, libertà di dire il contrario e così via, però, vada oggi difesa in funzione di qualsiasi possibile programma di un secondo rinascimento e difesa contro un attacco più o meno subdolo, più o meno mascherato agli occhi stessi di chi lo conduce, ma certamente esiziale quello che è per noi il concetto stesso dell'uomo, cioè un uomo capace di decidere, capace di proporre, capace di intraprendere. Grazie. Allora, adesso lasciamo una parola al maestro Gino Negri. Il quale il maestro Gino Negri non sapeva di dover sedere a questo tavolo, è stato un po' preso a tradimento, oltre che plagiato, come tutti sanno, dal professor Verdiglione. Orrendamente plagiato. Orrendamente plagiato. Io volevo naturalmente portare la mia solidarietà al professore e dire come mi trovo qui. Ecco, perché io sono venuto pochi mesi fa ad assistere a varie conferenze, a alcuni convegni, e la cosa mi ha subito molto interessato, perché sentivo che si parlava un linguaggio serio che io non sempre capivo. Io sono un personaggio, salvo in musica, di pochissimi studi, sono un ignorante incredibile e un istintivo. Ecco, a questo punto ho capito a mio modo e penso di aver capito le cose fondamentali. E le cose fondamentali, secondo me, sono interessanti e piene di speranza. Per questo mi interessano. Soprattutto mi interessa il concetto di secondo rinascimento, in un momento in cui in musica tutti i miei colleghi critici si esprimono con parole in cui la speranza non c'è e sembra che tutto muoia e non abbia assolutamente l'intenzione di rinascere. Pare che tutto si stia dissolvendo. Viceversa, sentir parlare di secondo rinascimento mi ha portato a danni stupendi della musica italiana. Per esempio, quando nacque nel 600 in Toscana, nacque la famosa Camerata dei Bardi, vicino a Vernio e a Firenze, in casa di questo signore che radunava tutta la elite della cultura italiana di quel momento. C'era il padre di Galilei, Vincenzo Galilei, musicista straordinario, studioso, incredibile, sono dei musicisti che così fecero nascere in vitro quasi il melodramma, che è stata una forma italiana stupefacente, importante, che dura tuttora, anche se naturalmente in questo momento è uno spettacolo un po' superato da altri spettacoli più attuali, più basati su una mentalità nuova, scientifica e via dicendo. Ecco, mi sento veramente, mi sono sentito veramente con queste prime parole, con questo primo concetto che ho afferrato, il concetto del secondo rinascimento, in un mondo di grosso movimento, in cui un mondo che si contrappone con una certa solidità. Io sto portando a conoscenza un nuovo sistema musicale che secondo me investirà tutto il secondo millennio, il terzo millennio. Dicevo, a questo punto mi sono sentito pienamente a mio agio e sono andato avanti in questo mutevole scambio di opinioni, in questo plagio reciproco che ci stiamo facendo, che è una discussione, è un colloquio, è un imparare tutti i momenti, è un vivere, è un reagire contro questo voler vedere il mondo così che se ne va, così a una deriva che io non approvo. Perciò io ringrazio pubblicamente il professore di queste parole che mi hanno così instradato, penso bene, e penso di dare un mio grosso contributo a questo secondo rinascimento. Allora,
Antonio Saccà, saggista e poeta e sociologo. Prego. Io venendo qui stamattina in aereo pensavo ai miei rapporti con Armando Verdiglione e la Fondazione Verdiglione. Penso che chiunque di noi venendo qui abbia fatto lo stesso, perché si tratta in queste circostanze, in questo momento, di fare a mio avviso due cose: una testimonianza personale, una testimonianza comune, sociale, culturale, di quello che è, avviene in Italia e avvenuto negli anni passati e speriamo che non avvenga in futuro. Io nel 1974 ho rotto le mie collaborazioni con i giornali comunisti, l'Unità e Paese Sera, a cui collaboravo alternativamente. Ho pubblicato dei libri che loro mi hanno stroncato ritenendoli non marxisti e io ho preso atto che non erano libri marxisti e appunto ho rotto la collaborazione con questi quotidiani. In Italia avviene un fatto molto semplice: se uno rompe con il Partito Comunista deve finire necessariamente nella Democrazia Cristiana, se uno non è più marxista deve necessariamente diventare cattolico. E nello stesso tempo avviene un fatto altrettanto curioso: se uno rompe col Partito Comunista si trova in una situazione curiosa ed è questa: alcuni lo accusano di essere stato marxista in passato e quindi gli rimproveranno tutta la vita di un passato marxista e non lo ritireranno mai necessariamente battezzato, cioè riscattato, purificato, lavato dal passato marxista. Diciamo così, io ho cercato in via personale di superare tutto questo con una nuova collaborazione giornalistica, scrivendo altri libri, finché verso la fine degli anni 70 ho avuto l'incontro con Armando Verdiglione e la Fondazione Verdiglione. Ora, siccome detesto iscrivermi ad un partito, anche se collaboravo ai giornali di sinistra, ai marxisti, non ero iscritto al Partito Comunista, come molto qualcuno dice ancora, mi ha fatto molto piacere che c'era in Italia un intellettuale il quale a sua volta aveva un enorme piacere della libertà personale di ricerca e non era legato ad un partito politico. Cioè faceva cultura, ma addirittura faceva cultura, diciamo, contro l'ideologia. Altra cosa che in Italia tutti dicono di fare ma nessuno fa. Faceva cultura senza legami organici con un'altra organizzazione organica, faceva la sua organizzazione della cultura. Ecco, peccato gravissimo, perché bisogna accettare le organizzazioni già date. Ecco, e inoltre, mano a mano, e devo dire con un parallelismo rispetto a quel che io cerco di fare, veramente interessante, e tra l'altro collaboriamo credo proprio per questo, danno inizio ad alcune cose. Ad esempio il concetto di industria, il concetto di invenzione, il concetto di secondo rinascimento, il concetto di pulsione, il concetto di un occidente, Roma, Tokyo, New York, il quale occidente ha il diritto, il dovere, la possibilità, il progetto di un primato, cioè la negazione di questa cultura autodenigrativa che da tanto tempo ci portiamo sopra di noi, quasi che noi fossimo necessariamente destinati al tramonto, quasi che per l'Occidente non ci fosse altro che il tramonto proprio dell'Occidente. Ecco, paradossalmente, tutte queste cose non solo Verdiglione le ha affermate, ma anche le ha attuate, cioè non sono solo parole, sono atti. I congressi a cui io personalmente ho partecipato, di cui io personalmente ho scritto, sono stati congressi in cui veramente gli intellettuali europei e del mondo si mettevano insieme. Io sono un professore universitario, io faccio congressi ogni 6 mesi. Ebbene, io posso dire con tutta franchezza che mi trovo molto meglio nel caos interessante e surreale dei congressi di Armando Verdiglione che nei congressi accademici noiosissimi degli accademici, dei professori universitari. Ecco, io credo, ad esempio, la cultura universitaria non perdona alla Fondazione Verdiglione di fare congressi che sono molto più interessanti e con più partecipazione giovanile di quanto siano i congressi fatti dai professori universitari. Perché io potrei dire, fate incredibili, io mi trovo al congresso universitario dove mancano gli studenti. Sono congressi universitari senza universitari. Che congressi universitari sono quelli? Senza universitari non capisco. Sono congressi di professori universitari. Ma che c'entra? Un congresso di professori universitari deve essere per studenti universitari, perché se è un congresso di professori universitari non è un congresso universitario. E ripeto, un congresso di professori universitari. Cioè qui manca il soggetto, manca il destinatario. Ecco, deve migliorare un destinatario.
Io devo dire, è il notevolissimo merito di Castiglione, di aver creato due cose, il destinatario, un popolo, il termine popolo è molto improprio, comunque dire un destinatario, che la parola è più esatta, e anche un colloquio. Io ho colloquiato nei congressi di Verdiglione, valga perché guarda il mio personale colloquio, comunque nei congressi di Verdiglione c'è stato un colloquio. Ho colloquiato con intellettuali francesi, ho colloquiato con intellettuali ebrei, ho colloquiato con intellettuali americani, ho colloquiato con l'intelligenza del mondo. Non solo, ma ho colloquiato con quella particolare intelligenza, la quale è rispettatissima a parole, ma non si riesce mai a trovarla, e cioè i dissidenti sovietici. Per la prima volta ho visto questo animale rarissimo, il quale rilascia interviste ma non è mai individualmente collocabile. Ho visto Zinoviev, l'ho visto personalmente, ho parlato. Ecco, ho visto altri intellettuali, Marek Alter, è più reperibile, intendiamoci, ma bene o male, insomma, mettere insieme Zinoviev, Marek Alter ed altri, tutti insieme, tutti nella stessa serata, tutti a portata di parola, tutti che ti rispondono e ti parlano, è molto interessante in Italia, perché l'Italia è un paese curioso, il quale cerca disperatamente di isolarsi da tutto ciò che di importante avviene nel mondo. Noi lo recepiamo, abbiamo le agenzie giornalistiche, ma non l'abbiamo. Verdiglione ha fatto questo. Questo, a mio avviso, è veramente un progetto di internazionalizzazione della cultura. Io pensavo, nella paura enorme che ho dell'aereo per distrarmi, che cosa sarebbe stata la cultura italiana di questi ultimi anni se non ci fosse stata la Fondazione Verdiglione. Eppure io devo dire questo, e diciamo con una certa malinconia, perché in Italia è triste che vengano attaccate le persone che poi, senza le quali noi saremmo enormemente diminuiti. È triste che siano attaccati coloro la cui presenza diventa nella nostra giornata necessaria. Ebbene, se non ci fosse stata la Fondazione Verdiglione, se non ci fosse stata la rivista Spirale, se non ci fossero stati i convegni fatti dalla Fondazione Verdiglione, la nostra vita culturale di questi ultimi anni sarebbe impoverita incredibilmente. Noi avremmo avuto soltanto congressi di partiti, dichiarazioni di ministri, elezioni di vari presidenti e di vari della Repubblica o del Senato, questioni non so di che cosa, di dimissioni o non dimissioni, ma noi di un organismo capace di assiduamente, ossessivamente, di creare incontri culturali non l'avrebbe avuto. Noi apprezziamo la presenza della Fondazione Verdiglione nell'istante in cui per un attimo pensassimo che essa la sua mancanza. Nell'istante in cui noi pensiamo che cosa ci sarebbe mancato, noi pensiamo a che cosa essa ha dato. Ripeto, ha dato l'idea che l'Occidente non deve essere necessariamente la società anteriore al socialismo. L'Occidente può essere una società posteriore al socialismo, questo può dar molto fastidio, ma è la realtà. Cioè la Fondazione Verdiglione in fondo dà quest'idea, che noi non siamo una società necessariamente posteriore al marxismo, anteriore al marxismo, possiamo essere una società posteriore, cioè più vitale, meno burocratica, più creativa. Ecco, nell'indicare nell'uomo creativo l'essenza stessa dell'uomo, a mio avviso è il compito fondamentale di Verdiglione. E vorrei fare un'aggiunta curiosa. Ora non parla più della Fondazione Verdiglione come stimolatrice di invenzione, ma parla di un altro fatto. Da quando hanno liberato i pazzi in Italia, ho l'impressione che tutti siano stati carpiti dalla Fondazione Verdiglione per essere sfruttati, plagiati e richiusi a Senaco. Cioè io concepisco Senaco come il luogo in cui Verdiglione, con un enorme sadismo e cattiveria, ha assoggettato tutti i pazzi liberati dalla legge nota che ha reso liberi i manicomi, cioè senza umorismo forse di cattivo gusto in questo momento. Ma è possibile che in Italia, da un lato, si nega l'esistenza del pazzo e dall'altro lo si scopre soltanto quando deve essere sottomesso dal mando Verdiglione? È incredibile questo fatto. Allora adesso Draghi. Amico di Masini, no? Signore e signori, buonasera.
Sarà bene che vi dica due cose di me, perché allora quello che ho preparato, che vi leggerò, che è una paginetta su questo episodio che state vivendo, che stiamo vivendo come vostri amici, sia più chiaro. Ho vissuto, la mia biografia è una biografia un po' a margine della cultura ufficiale. Sono però stato uno dei primi allievi di Bernard, che era lo psicologo junghiano che ha portato la psicologia di Jung in Italia. Sono stato presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia Analitica nel 66, mi pare, membro delle associazioni internazionali, tutte queste cose che appartengono a questo giro di vita. E soprattutto tra il 70 e il 76, in una casa dove abitavo a Firenze, ho vissuto con amici, non mi piace la parola paziente, clienti, collaboratori, un periodo molto intenso di creazione. Tanto è vero che l'ombra che mi veniva buttata addosso era un'ombra rinascimentale. Quindi ho le carte in regola, benché la mia vita sia fuori dagli schemi professionali usuali, ho le carte in regola per parlare di psicologia. Mi sono occupato di filosofia, faccio l'artista, diciamo così, se volete, se ci riesco, speriamo, dipingo, scolpisco e faccio musica. E ho fatto anche teatro. Non sono un autore di Verdiglione, che quelli che sono autori di Verdiglione fanno benissimo a parlare per Verdiglione, per la Fondazione, ma il fatto che non sono autore di Verdiglione dà alla mia testimonianza anche la garanzia che io sono al di fuori di un tema eventuale, diciamo così, di amicizia di questo tipo. Appartengo, come voi vedete, a un'altra generazione e mi sono battuto tutta la mia vita, fin da quando ero ragazzo, come libertario, federalista, pacifista, antifascista, per una società che sia la più libera possibile e non restrittiva delle libertà personali, comunali, regionali e di pace, ottenuta non utopisticamente, non in modo velleitario, ma con collegamenti federali in Europa e nel mondo, con le massime garanzie istituzionali per il cittadino. Questo riprendo un tema che ha trattato prima Mathieu, che quindi non mi soffermo, e vengo da studi poi da interessi culturali piuttosto diversi da quelli di Armando Verdiglione. La mia impressione culturale è in molti punti diversa dalla sua, ma proprio per questo, per rispetto di libertà e di cultura, senza entrare nel merito giuridico dove vi difenderete, ma entrando piuttosto con tutto il peso di un uomo di oggi nell'impostazione teorica e umana, diciamo così, di convivenza politica, ritengo che chiunque oggi abbia un minimo, un elementare, un principio, un baluginio di conoscenza psicologica, chiunque abbia minimamente studiato, partecipato a tutte le grandi correnti psicologiche di oggi e alla ricerca dei mezzi di comunicazione interpersonali, chiunque non sia poi dal punto di vista personale legato a una concezione psicologica di ordine meramente repressivo, sa benissimo che tutti esercitano ipnosi, induzioni ipnotiche, suggestioni, tutto è ipnosi e niente è ipnosi. Tutti noi si agisce, non si convince, si convince. I termini psicoanalisi e psicoterapia, secondo me, e ci sarebbe qui da discutere a lungo e da studiare su questo, da approfondire questo tema, sono termini rapidamente già obsoleti, carichi di una visione meccanicistica e, in linguaggio classico, di psicologia classica, utilizziamo questi soldoni duri, pesanti, molto superegoica, dei rapporti tra gli uomini. Le dicerie, in questo senso, le dicerie ad Armando Verdiglione, alla sua fondazione, alle sue attività culturali, rientrano perciò in un'ottica limitante delle iniziative su cui viene proiettata in senso classico l'ombra, cioè la parte di cui si ha timore, e in una concezione dei rapporti culturali permeata di un diritto che conculca le libertà di azione personale, con una percezione dell'individuo come suddito
e come derogante. Chi non sa che il cosiddetto plagio, e lo diceva anni fa a proposito di Braibanti e della storia di Braibanti anche Cesare Musatti, fa parte di ogni comunicazione umana. In questo punto plagiano tutti, chiese, organizzazioni, partiti, genitori, insegnanti, amanti ed amici. Il trito modello terapeutico è superato dal dialogo umano in cui accadono fatti che aiutano le persone e permettono le conoscenze. Vorrei, e mi scuso della lunga citazione di nomi, ma mi serve perché ci serve, perché dobbiamo renderci conto che non si è soli in una nuova concezione, in un nuovo paradigma, come dice l'epistemologo Marcello Cini, della vita di oggi. Vorrei che venissero letti Milton Erickson, Maslow, Rogers, Grinder-Bander, Moreno, David Gordon, Stefan Langton, Fritz Perls, James Hillman, Paul Watzlawick, persino la Mara Servini-Palazzoli, se volete. Una minima parte di tutti coloro che affiorano ai livelli della comunicazione personali, delle trasformazioni positive, si occupano seriamente di come comunicare con gli altri. Negli ultimi numeri di Sé si è svolto un dibattito molto interessante sul termine psicanalisi e l'articolo di un giovane studioso, Cesare Viviani, documenta bene un punto di partenza, l'irreducibilità di questo rapporto a un termine contrattuale di professione. Bisognerebbe di questo di nuovo discutere a lungo per spiegare questo. Il mio intervento vuole essere riassuntivo di temi che ognuno dei quali racchiuderebbe un saggio e un'impostazione nuova, un nuovo rinascimento di questi termini. Ma tant'è, la paura del nuovo, vedi la paura di Freud e Jung Olim, e vedi per esempio il ritardo a passare da strutture di stati sovrani, il discorso che c'era prima Mathieu, ad un'unione europea paritaria e democratica, che è auspicabile se si in minima parte sbloccato con il recente vertice di Milano, ma è la paura del nuovo ciò che spesso blocca la gente, si preferisce la stasi, il movimento, il blocco alla libertà, queste tutte ovvietà ovviamente, no? Ma ovvietà che vanno ridette, gli anacronistici stati sovrani a organi statuali, federali, continentali, meno sovrani, che permettono un rinascimento anche d'Europa e del mondo di carattere pacifico e culturale. Una volta erano gli omosessuali a essere diversi, oggi il diverso viene, al di fuori di ogni giudizio sulle opere poi scritte e le idee di Verdiglione, che andrebbero, come ogni idea, discusse seriamente, come si discute di qualsiasi filosofo, pensatore o psicologo, in sede precisa. Il diverso viene applicato a qualcuno come Armando Verdiglione, che stampa libri e fa cultura, Dunque la cultura dovrebbe vivere senza mezzi economici. Il differente non può essere accettato, mentre il diritto dovrebbe adattarsi a sempre maggiori libertà e liberazioni, e le garanzie dell'individuo stanno nel suo essere adulto e nella sua autonomia. Finché gli uomini non vengono considerati adulti autonomi, è come non si può dare il voto ai cittadini perché non sono abbastanza maturati. Guai se la disgraziata emergenza si portasse con proiezioni paranoiche anche nel mondo culturale. Già in sé l'emergenza è un mezzo coercitivo per l'autorità. La cultura dell'emergenza dovrebbe trasformarsi, e qui mi riferisco a un bel articolo che ha scritto Massimo Cacciari su Antigone, il primo numero di Antigone, in cultura della libertà e le garanzie affidate alla libertà individuale. Vale la pena di rileggersi John Stuart Mill, Tocqueville e magari anche Gandhi. Vale la pena di rimeditare tutte le nostre concezioni di fondo dello Stato umano e di rielaborare una cornice più larga, più liberale, proprio perché in questa cornice più larga tutte le espressioni creative di un secondo rinascimento, che è un'idea che mi piace, che mi ha molto toccato di questa, dell'impostazione della vostra attività, possa svilupparsi più liberamente, più fecondamente, senza intralci. Grazie.
Alcune testimonianze giunte in questi giorni. Che cosa si rimprovera a Armando Verdiglione? Di aver intrapreso un'attività culturale? Guy Scarpetta, scrittore francese. Di aver intrapreso un'attività culturale indipendente dai partiti, dall'egemonia e dalla combinazione di potere? Insomma, di essere stato troppo libero? Di avere saputo per anni organizzare delle manifestazioni un po' ovunque, dove tutto ciò che c'è di vivo ed importante nella creazione attuale poteva trovare un punto di incontro e di confronto? Di essere il presidente di una fondazione che tenta, contro tutti i vecchi dogmi marxisti degli anni dal 60 al 70, di riconciliare l'invenzione artistica e l'iniziativa economica? Di non confondere la psicanalisi con le manipolazioni psicoterapeutiche, di avere pubblicato in Italia alcuni tra i migliori libri di oggi, oppure di avere osato dire che la Terra non è il centro dell'universo, o ancora di avere fatto l'ipotesi della pluralità dei mondi, occorrerebbe che i suoi detrattori andassero fino in fondo e proponessero di bruciarlo a Roma, sul campo dei fiori. Paolo Calcagno, giornalista. Nel campo dello scambio culturale, del dibattito aperto a tutte le voci, del movimento delle idee e delle proposte per una nuova modalità di ricerca teorica e di applicazione intellettuale, a mio avviso negli ultimi anni hanno realizzato molto di più Armando Verdiglione, il suo gruppo di collaboratori, che non le sclerotiche strutture assessoriali o le iniziative settarie di centri, case editrici, circoli cultural-politici, riviste e festival, limitati dai confini delle ideologie o delle mode, dove spesso le occasioni di incontro e di proposte artistiche e culturali sono utilizzate come pretesto di medio-bassa mondanità. Come giornalista e osservatore attivo del panorama dell'arte e della cultura, posso testimoniare della più ampia apertura politica, etica, estetica e della concreta disponibilità delle strutture di Armando Verdiglione e della Fondazione, che ne porta il nome, riviste, sedi della Fondazione, l'editrice dei libri, per le proposte, anche le più spregiudicate e rischiose, che prescindendo dalle loro radici politiche e talvolta persino dalla qualità del loro interesse intrinseco, tendessero comunque a inserirsi nel concerto del dibattito, meglio della conversazione internazionale, armonizzandolo e, perché no, sollecitandolo anche con qualche nota stonata. Personalmente ho curato per le edizioni Spirali due pubblicazioni sulla questione posta da un argomento delicato e ingrato come quello del carcere e posso garantire che quei lavori furono realizzati senza interventi censori, né persuasioni di alcun tipo, né suggerimenti, né richieste imbarazzanti motivate con le esigenze di mercato, di immagine. Ho inoltre preso parte a numerosi congressi della Fondazione, seguendoli come giornalista e intervenendo come relatore. Non sempre ho ascoltato elaborazioni del massimo interesse, tuttavia, mai sono stato infastidito dall'ascolto di temi o di posizioni poco rispettabili. Sull'impegno e sull'investimento profusi da Armando Verdiglione e dal suo gruppo nella produzione e nella veicolazione della ricerca scientifica, artistica e culturale, non ci sono dubbi e mi auguro sinceramente che questa impresa possa proseguire. Jean-François Kahn, direttore dell'Evanouement. Voi mi chiedete di testimoniare, e io qui testimonio, di avere effettivamente partecipato nell'ambito della vostra fondazione a due convegni, uno sulla comunicazione e sulla libertà dell'informazione, l'altro sulla cultura e l'impresa, che mi sono sembrati di un immenso interesse e di un altissimo livello. Anch'io ho avuto il piacere di partecipare attivamente al dibattito e le mie parole sono sempre state riprodotte molto onestamente e scrupolosamente. Questo genere di incontri e di confronti mi sembra personalmente assai positivo. Lina Wertmüller, regista. Non conosco bene i termini della questione, ma certo nella circonvenzione di incapace c'è qualcosa che, se presa in maniera storta, può lanciare lampi sinistri non solo per tutta la casta degli psichiatri, ma anche sull'intera classe medica, quella giornalistica, quella politica e anche quella ecclesiastica. Lasciamo lavorare giudici e avvocati, vedremo. Certamente un paese è le leggi che ha e i giudici che le interpretano. E il nostro paese come sta?
Spesso ce lo domandiamo tutti, desiderosi della certezza del diritto. Nella nostra bella Italia, dove tanto bisogno ci sarebbe di chiarezza, spesso si ha l'impressione che invece di far luce, lo sport nazionale sia far volare stracci e schizzare fango. È per questo che preferisco sempre aspettare la fine di certe azioni giudiziarie, spesso fini discretissime, piuttosto che emettere opinioni sull'inizio di dette azioni in genere, in barba al civile segreto giudiziario, incivilmente strombazzate, a grandi titoli sui giornali per fare scandalo. In questo caso posso solo auspicare una luce che chiarisca rapidamente tutto su una persona che a me sembra stimabile e alla quale ho visto compiere imprese di ampio spazio internazionale sempre nel nome della cultura. Toni Verità, regista. Armando Verdiglione, in questi ultimi anni, è sempre stato attento al mio lavoro e in ogni occasione di incontro, sia personale sia nell'ambito della Fondazione, mi ha sempre incoraggiato con intelligenza e generosità a seguire percorsi di ricerca visivi che puntassero a un modo di fare cinema in cui la composizione delle immagini e dei suoni avesse rispetto per gli uomini e per le cose. Ciò che è scritto nel Giardino dell'Automa, saperlo leggere, dimostra, tra l'altro, come il suo amore per il cinema si confonde con l'amore che instancabilmente egli comunica agli altri verso la vita. Marco Maiocchi, professore di informatica al Politecnico di Milano, socio della Ethno Team. Ormai da tempo sono in contatto con la Fondazione Verdiglione. Ritengo superfluo esprimere giudizi sull'interesse dei contenuti culturali proposti e sulla rilevanza degli interventi della Fondazione stessa. Quello che voglio testimoniare è invece l'assoluta correttezza dei rapporti che la Fondazione instaura con chi con essa viene a contatto, con profondo rispetto delle idee e delle posizioni altrui, e elargendo interesse e spettacolo in cambio di presenza e disponibilità al dibattito. Non vedo motivi per cambiare la mia posizione verso la Fondazione. Cesare De Michelis, editore, critico letterario. Collaboro con Armando Verdiglione da molti anni, dal 1972, e davvero mi sorprendono e un po' mi indignano le reazioni della stampa di fronte al tentativo di renderlo protagonista di un incredibile e impossibile plagio, di un incapace. Tra virgolette, incapace. Verdiglione da anni, con coerenza, ripropone una sua idea della cultura e della ricerca. Ha sempre svolto la sua attività in pubblico, persino con gusto un po' spettacolare, al centro di un dibattito acceso, non privo di insulti e di anatemi. Le sue idee possono essere ignorate, discusse, condivise, ma ridurre tutto a un caso giudiziario di circonvenzione di incapace è una scorciatoia troppo breve. Mi auguro che il magistrato voglia trarre rapidamente le conclusioni della sua inchiesta e che l'attività di Armando Verdiglione, della sua casa editrice, della sua rivista, della sua fondazione, venga di nuovo considerata per quello che è, l'espressione di un gruppo che con ostinazione e con tenacia si è sforzato di strappare quanti veli era possibile all'ossessivo dominio delle ideologie, riscoprendo l'inesauribile fecondità della fantasia e dell'intelligenza. Giuseppe Semerari, ordinario di filosofia teoretica all'Università degli Studi di Bari, egregio professor Verdiglione, dai giornali ho appreso quanto a lei e ad alcuni suoi collaboratori è occorso in questi giorni. Mi consenta di manifestare la mia amarezza. Confortato dalla serenità da lei dimostrata nei confronti dell'accaduto, formulo l'augurio che nei tempi più brevi ogni cosa venga chiarita e possa continuare senza turbamenti di sorta la multiforme attività culturale della Fondazione da lei presieduta. Dal Circolo Il Salotto, dalla direzione del Circolo Il Salotto. Firmato da Roberto Borghi, Pierluigi Corsi, Luca Geddes di Fili Caia, Simone Rucellai. Nell'ultima settimana di giugno e in questi primi giorni del mese abbiamo seguito gli articoli che si sono susseguiti sulla sua persona, rivolto ad Armando Verdiglione, apparsi sulla Repubblica, la Nazione, sul settimanale Panorama. La nostra organizzazione si fonda probabilmente, dal punto di vista dell'impostazione culturale, sociale e mondana, e da quello economico e giuridico, sugli stessi principi e le stesse intuizioni che hanno portato lei, la Fondazione, ai vostri successi. Per queste ragioni concrete, nonostante l'impostazione inspiegabilmente, o forse no, inquisitoria degli articoli, soprattutto quelli a firma Fabrizio Ravelli,
La nostra impressione è quella di un grande e meritorio lavoro svolto da lei, anche con le critiche che possono essere suscitate per il nome della Fondazione, che è quello del suo creatore e attuale centro propulsore, critiche che la dichiarata avversività di Ravelli supera abbondantemente. Ammirazione ha suscitato, specie per la sua prontezza, la vostra risposta apparsa sulla Repubblica del 2 luglio. La nostra organizzazione è un'associazione privata, circolo artistico, culturale e ludico, registrato 3 anni fa con contatti ai massimi livelli nella città di Firenze. Per qualunque approfondimento è a disposizione il nostro ufficio, il nostro materiale, i nostri elenchi. Informazioni sugli appartenenti al Consiglio e la serietà del circolo possono essere chieste, crediamo, a personaggi della città anche a vostra indicazione. Limitate informazioni di carattere giornalistico su di noi sono contenuti, e qui fa seguito alcune testate giornalistiche. La nostra piccola elegante sede è stata inaugurata nella dimensione e versione attuale il 29 marzo scorso e se ciò è il via, converrà che è naturale che il percorso è da svolgere sulla linea tracciata. I nostri traguardi sono ambiziosi, le possibilità concrete e il lavoro svolto buono. È vero, quanto lei afferma nella sua conferenza stampa, che adesso tutti, dal Time a Lucchini, parlano di secondo rinascimento, ma solo io ne parlo dal 78, ed è vero che nel 78 non ne parlava nessuno. La sensazione di un neo rinascimento la cantò Giorgio Gaber in un suo spettacolo verso l'81. Anche noi, ormai da qualche anno, l'avvertiamo marcatamente, ne abbiamo scritto e discusso. Anche noi dobbiamo difendere la libertà di associazione e di impresa. Il nostro è un circolo indipendente col suo percorso da fare, ma siamo interessati alla vostra organizzazione e notando l'assenza di una sede a Firenze, culla del Rinascimento e centro di interesse e prestigio internazionale, siamo interessati a conoscere se in qualche modo esistono forme di collaborazione con la sua fondazione. Vorremmo conoscere lei e avvicinare la Fondazione di Cultura Internazionale Armando Verdiglione. Il Consiglio del nostro circolo le chiede un colloquio in occasione del tempestivo congresso indetto per il 6 luglio al quale chiediamo di partecipare. Speriamo in una sua visita a Firenze per mostrare la nostra sede per una colazione a Palazzo Rucellai. Le saremmo grati se ci volesse far conoscere la possibilità di partecipare al congresso e di incontrarci personalmente. Carmine Benincasa, responsabile culturale del Movimento Popolare. L'attuale vicenda su Verdiglione richiama alla mente il solito ricorso all'immoralità, non nuovo, lungo il corso della cultura europea, a cominciare dagli attacchi di Bernardo de Clairvaux a Abelardo, per screditarne un pensiero e una prospettiva filosofica diversa, metodo che storicamente si è istituzionalizzato nell'istituto curiale dell'Inquisizione. In una diversità di metodo e di prospettiva nei confronti della cultura ufficiale ortodossa, il fascino di Verdiglione nell'aver sempre parlato e sempre cercato di aver ragione sulla chiarezza e sulle certezze di tutti. Insieme ad alcuni amici, 9 per la precisione, torno ora da Pechino. Siamo partiti venerdì della settimana scorsa per un viaggio che avevamo stabilito da tempo, un viaggio stabilito ancor prima di fare il congresso a Tokyo l'anno scorso, perché l'indagine intorno al ruolo che svolgerà l'Europa nei prossimi anni si è sempre iscritto nell'elaborazione della nostra fondazione in questa intersezione fra Oriente e Occidente. Siamo partiti quindi per incontrare alcuni esponenti dell'arte, della cultura, del cinema, del teatro cinesi e per verificare se per caso ci fossero le condizioni per fare nell'87 un incontro internazionale a Pechino.
Nella mia testimonianza intorno al congresso di Tokyo ho raccontato che